Oggi la conclusione di un progetto, minori stranieri vulnerabili, strategia di presa in carico. Il vostro ruolo in questo contesto? Io sono il presidente dell'Ordine regionale degli assistenti sociali. E i minori stranieri non accompagnati, per una serie di tradizioni che io ho lavorato pure al Comune di Agrigento, anche per i minori non accompagnati, è un fatto importantissimo e questo rappresenta il discorso dell'integrazione. Dopo certi momenti politici negativi è opportuno che dobbiamo sapere che quelli sono delle persone, sono dei nostri fratelli, delle nostre persone che hanno la necessità di non solo, ma anche di integrare questa realtà sociale. E comprendiamo una cosa, anche il discorso è passando da palo in frasca, noi abbiamo una diminuzione di nascite terribile, noi tra 30 anni la nostra Sicilia sarà in parte vuota, loro saranno coloro i quali potranno anche cambiare la realtà di questa Sicilia. E quando noi avremo fatto questo, avremo fatto una cosa per noi stessi e anche per la stessa terra di Sicilia. Si conclude l'esperienza del progetto Just in Time, è un momento di riflessione, di raccolta di quelli che sono stati i prodotti che abbiamo realizzato e anche di riflessione su quello che è stato il periodo trascorso insieme a questa iniziativa, un periodo contraddistinto da decisioni pesanti che hanno visto un calo notevole degli arrivi, ma ciò non di meno comunque è stato utile applicare e affrontare con sinergia le problematiche che gli sbarchi sempre portano con sé. Chiaramente in un periodo non di emergenza, non di stravolgimenti, in cui si è potuto fare rete, si è potuto anche riflettere su quelle che sono le modalità operative più idonee per affrontare questa tematica delicata. Abbiamo partecipato al progetto Just in Time della Quarinto, è stata una collaborazione efficace e molto importante di intervento psicosociale sui nostri studenti, una platea studentesca particolare, speciale la chiamerei io, perché si tratta di ragazzi migranti, minori non accompagnati, che chiaramente hanno un vissuto particolare, spesso drammatico e tragico. Quindi abbiamo condiviso con la Quarinto questa corresponsabilità di formazione e di inclusione, integrazione sociale per questi ragazzi, perché l'istruzione secondo noi non è soltanto, è soprattutto educazione, quindi è un valore formativo, un valore trasformativo per l'individuo che non deve beneficiare solo l'individuo, ma deve diventare un capitale sociale molto importante, proprio come spirito di integrazione per questi ragazzi.